Ciao a tutti e benvenuti a chi nuovo sul canale. Io sono Deborah e condivido con voi ogni mercoledì e domenica il caso di una persona scomparsa, rimasta ad oggi irrisolta, ma anche casi risolti a distanza di anni. Se queste tematiche possono interessarvi, assicuratevi di iscrivervi al canale Crime Missing, attivando così la campanellina per essere sempre aggiornati sui video che verranno pubblicati. Ora possiamo cominciare con il caso di oggi. Quando una giovane madre di due bambini non si presenta al lavoro una mattina di autunno e non si presenta neanche a prendere sua figlia, iniziano le preoccupazioni. Questo è il caso di Michelle Warner. Per il caso di oggi ci spostiamo ad Austin, in Texas, e conosciamo meglio Michelle Warner. Per capire chi fosse le sue passioni e soprattutto che cosa abbia portato alla sua scomparsa. Originaria del Texas, Michelle è cresciuta principalmente con sua madre e suo fratello maggiore David, dopo che i suoi genitori si separarono quando Michelle si trovava ancora in tenera età e viene descritta da tutti come una bambina e in seguito un'adolescente molto estroversa, una ragazza di compagnia che aveva tantissime passioni e soprattutto una ragazza molto ambiziosa. Finite le scuole superiori, Michelle si iscrisse all'università. La sua più grande passione era il diritto. Il suo più grande sogno era diventare un giorno un avvocato. Ma tra le tante passioni di Michelle ce n'è una in particolare, che è la musica. Pensate che le bastava soltanto sentire un brano alla radio per poterlo riprodurre lei al sassofono o al pianoforte. Una ragazza molto intraprendente e soprattutto indipendente. Michelle aveva un sorriso che illuminava la stanza, a detta di tutti. Molto cordiale e disponibile anche con le persone che aveva magari conosciuto da poco. Nella fase adolescenziale di Michelle entrò a far capolino anche l'amore. Si fidanzò infatti con un compagno del liceo e dovette rinunciare anche alle sue più grandi passioni quando rimase incinta della loro figlia Aileen. La coppia si sposò e diciamo che nonostante la giovane età, perché Michelle aveva poco meno di 20 anni, il loro matrimonio sembrò solido, una coppia veramente affiatata. Ma dopo diversi anni il loro rapporto idilliaco finì e la coppia si separò. Michelle era determinata a riprendere la sua vita in mano, anche se la rottura del suo matrimonio con suo marito Chase la segnò profondamente, perché Michelle, donna determinata, indipendente e ambiziosa, cadette nella depressione, ricorrendo anche a far uso di farmaci antidepressivi e non solo. E una sera venne anche fermata dalla polizia. Michelle si trovava in uno stato veramente molto alterato, aveva fatto uso di sostanze illegali. Venne così arrestata e perse la custodia di sua figlia Aileen, che andò a vivere insieme a suo padre Chase in una piccola cittadina del Texas. Michelle era veramente disperata, anche perché le avevano tolto la custodia di sua figlia, che diciamo in quel momento era la sua unica ragione di vita e voleva far di tutto per uscire dal tunnel, da questo tunnel buio della depressione. Intraprese così anche un percorso riabilitativo. Con l'aiuto della sua famiglia e soprattutto con il supporto anche degli amici, Michelle riuscì piano piano a uscire da questo tunnel e riprese la sua vita in mano. Riuscì a trovare un piccolo appartamento e anche un lavoro come assistente legale a Houston. Non passò molto tempo e nella vita di Michelle fece capolino un nuovo amore. Un nuovo uomo di nome Mike Castellano. Mike ricopriva di attenzioni Michelle e i due da semplici conoscenti e amici piano piano stavano diventando qualcosa di più. Ma Mike doveva dimostrare una cosa fondamentale a Michelle,
di andare d'accordo con sua figlia Ailey, che all'epoca dei fatti aveva 11 anni. E Mike cercava di compiere il suo compito nei migliori dei modi, infatti instaurò con Ailey un rapporto di fiducia, possiamo dire un rapporto quasi paterno. Per Michelle, l'entrata di Mike nella sua vita fu come una boccata d'ossigeno per lei. Finalmente era felice, come non lo era da tantissimo tempo. E non passò molto tempo che Michelle rimase incinta. Diede alla luce così il figlio Caden. Ma dopo qualche mese, la nascita di Caden, la coppia si lasciò. Michelle, a detta di Mike, era diventata intrattabile, le discussioni stavano diventando sempre più frequenti. Ogni giorno Michelle si arrabbiava per qualsiasi cosa e fu proprio Mike a mettere un punto alla relazione. E Michelle così rimase nuovamente da sola a crescere Caden. Michelle non voleva assolutamente ripiombare di nuovo nel tunnel oscuro della depressione. Così, nel 2012, quindi non passò tantissimo tempo, decise di contattare Mike per proporgli un accordo. L'accordo sarebbe stato questo: avrebbero vissuto tutti e due sotto lo stesso tetto, non più come una coppia, ovviamente, ma aiutandosi a vicenda. Mike avrebbe così potuto stare vicino a suo figlio Caden, aiutarlo a crescere insieme a Michelle, e Michelle poteva contare anche su un appoggio economico. Giunti a questo accordo, Michelle e Caden si trasferirono nell'appartamento di Mike a Houston. Non avendo nessun legame sentimentale, diciamo che i due potevano fare ciò che volevano, quindi vivevano sotto lo stesso tetto, però se volevano avere delle relazioni potevano benissimo averle. In effetti non passò molto tempo da quando Michelle conobbe un nuovo ragazzo di nome Scott. I due uscivano insieme, si frequentavano e sembravano anche andare molto d'accordo. Arriviamo ora al 22 settembre del 2012. È un pomeriggio d'autunno a Houston e la figlia di Michelle, Aileen, sta aspettando che sua madre venga a prenderla. Infatti, Michelle aveva promesso a sua figlia che l'avrebbe portata a pranzo fuori. Aileen era veramente molto entusiasta e impaziente, stava aspettando sua madre. Ma più passavano le ore, e più Aileen si accorse che in realtà sua madre non stava arrivando e quindi chiese a suo padre dove fosse, come mai sua madre Michelle non era venuta a prenderla. Aileen chiese a suo padre come mai la mamma non stesse arrivando. Così Chelsea, il padre di Aileen e il primo marito di Michelle, decise di contattarla telefonicamente, non ricevendo però nessuna risposta. Dopo tantissime chiamate andate a vuoto, decise di contattare il fratello di Michelle, David, chiedendo a lui se per caso avesse avuto qualche notizia di Michelle. Ma David disse di non saperne nulla, non aveva sentito sua sorella. Credendo che Michelle si fosse dimenticata l'appuntamento che aveva con sua figlia Aileen, il fratello David decise di contattare Mike Castellano. Mike, che viveva insieme a Michelle sotto lo stesso tetto, pur non essendo più una coppia, riferì al fratello David che in realtà non sapeva dove fosse Michelle perché avevano litigato la sera prima. Giunse anche che dopo la litigata lei se n'era andata, quindi non l'aveva più sentita. Familiari, parenti e amici iniziarono così a preoccuparsi. Dove poteva essere finita Michelle? Non avrebbe mai saltato l'appuntamento con sua figlia Aileen. A 2 giorni dalla scomparsa di Michelle, decisero di contattare le autorità di Houston. E diciamo che le autorità inizialmente dissero che, essendo Michelle una donna adulta, aveva tutto il diritto di scomparire. Ma la famiglia sentiva che c'era qualcosa che non andava, che poteva essere successo qualcosa di grave a Michelle. Visto che le ricerche da parte delle autorità non partirono immediatamente, la famiglia decise di rivolgersi a un'associazione no profit, Equi Search,
che diffonde informazioni su persone scomparse e quindi viene proprio in aiuto ai familiari. E parenti ed amici si attivarono subito, diffondendo tantissimi volantini con l'immagine di Michelle. Visto che la notizia della scomparsa si stava diffondendo come macchia d'olio non soltanto nella cittadina in cui Michelle viveva, ma anche in tutto lo stato del Texas, le autorità decisero allora di avviare le loro ricerche e le loro indagini. E pian piano il caso divenne anche nazionale e ne parlarono su tutti i media. Bisognava capire cosa fosse successo realmente a Michelle. La preoccupazione della famiglia era dettata dal fatto del suo passato. In passato Michelle aveva avuto una crisi depressiva e aveva fatto anche uso di sostanze illegali. La loro paura è che, vista anche la situazione con il secondo, possiamo dire secondo marito, Mark, poi finita male, lei potesse essere di nuovo ricaduta nella tossicodipendenza. Anche se tutto questo successe diversi anni prima e Michelle aveva fatto un cammino, quindi si era riorganizzata la propria vita, non sarebbe mai, secondo la famiglia, ricaduta di nuovo nella tossicodipendenza. E soprattutto lei era molto legata ai suoi due figli e al ruolo di madre. Le ricerche non portarono a nulla e ormai Michelle era scomparsa già da 2 giorni. Bisognava ora capire chi fosse l'ultima persona che aveva visto Michelle il giorno della scomparsa. E l'ultima persona ad aver visto Michelle fu proprio Mike Castellano. Le autorità cercarono di mettersi in contatto con lui. Lui aveva lasciato l'appartamento di Houston dove viveva insieme a Michelle, diciamo come coinquilini, e si era trasferito a Odessa, una cittadina del Texas, dai suoi genitori. Le autorità decisero allora di interrogare Mike e di perquisire anche l'appartamento della coppia. Quando arrivarono all'interno dell'abitazione, le autorità notarono che era sparita tutta la roba di Mike, i vestiti, gli effetti personali. Quindi chiesero delle spiegazioni a Mike. Mike disse che dopo la litigata che avevano avuto la sera della scomparsa, lui se n'era andato, lasciandole anche un biglietto scritto. Su questo biglietto lui aveva scritto che sarebbe andato via insieme a Kaden. E che le avrebbe lasciato l'intero appartamento. Ormai la convivenza, come anche soltanto coinquilini, era diventata ingestibile. Mike, infatti, riferisce diversi episodi di Michelle. Venne aggredito da lei stessa, sia verbalmente che fisicamente. Aveva degli attimi in cui Michelle sembrava lucida e altri in cui non lo era. Giunse anche che dopo la litigata, Michelle se n'era andata via, lasciando Kaden con Mike. Ed è lì che lui a quel punto ha deciso di andarsene dai suoi genitori ad Odessa. Non avendo ulteriori informazioni in mano, le autorità decisero anche di interrogare qualche vicino di casa per saperne un po' di più della vita di Michelle. E i vicini di casa dissero che Michelle viveva insieme a Mike, quindi come coinquilini, ma che la donna avesse anche una relazione con un altro uomo di nome Scott. Le autorità riuscirono a rintracciare Scott e a interrogarlo. Scott ammise di avere una relazione con Michelle e questa relazione stava andando avanti da un bel po' di tempo. Ma aggiunse anche che secondo lui, e questa era una sua percezione, Mike era ancora innamorato di Michelle. Ed era geloso, non accettava il fatto che lei potesse frequentare un altro uomo. Anche se, interrogata dalle autorità, un'amica di Michelle raccontò ben altro. Raccontò che i due avevano una relazione abbastanza turbolenta e che l'anno prima Scott venne accusato da Michelle di violenza. Scott quindi venne arrestato e poi rilasciato in libertà vigilata. E i due diciamo che continuavano comunque a frequentarsi. Quindi, dopo aver saputo questo, le autorità rinterrogarono Scott.
Volevano verificare il suo alibi. Scott raccontò che la sera della scomparsa di Michelle i due erano usciti insieme. Dopodiché lui l'aveva riaccompagnata a casa. Il giorno dopo, infatti, Scott doveva alzarsi presto per recarsi a Denver a vedere una partita di football. Ma aggiunse anche di aver contattato telefonicamente Michelle sia quando arrivò a casa sia quando arrivò poi a Denver, ma di non aver mai ricevuto nessuna risposta. Ed effettivamente questo era vero. Infatti Scott si trovava poi a Denver il giorno dopo, quindi il suo alibi venne confermato. Lui non poteva c'entrare nulla con la scomparsa di Michelle. A questo punto bisognava fare un po' il punto della situazione. Scott era stato formalmente escluso dalla lista dei sospettati. Quindi le autorità decisero di ricontattare nuovamente Mike, che si trovava dai suoi genitori ad Odessa insieme al figlio Caden, dicendogli se poteva recarsi a Houston per un nuovo interrogatorio. Ma ecco che qua, sorprendentemente, Mike fa una richiesta alle autorità. Disse a loro se poteva partecipare a un'intervista televisiva del dottor Phil. Il dottor Phil è un noto conduttore statunitense che dirige in America un talk show ed è molto seguito. Nel suo programma il dottor Phil principalmente si occupa di intervistare familiari di persone scomparse oppure vittime di violenza. Per le autorità questa richiesta sembrò alquanto strana, però diciamo che Mike non era un sospettato o un indagato, quindi se voleva recarsi in un talk show televisivo poteva farlo. Così, dopo quasi una settimana dalla scomparsa di Michelle, Mike si recò nello studio del dottor Phil e il dottor Phil gli fece diverse domande, tra cui la principale se per caso lui c'entrasse qualcosa con la scomparsa di Michelle. Lui disse di non c'entrare nulla e ribadì davanti alle telecamere a Michelle di ritornare a casa, che tutti la stavano aspettando. Dopo aver rilasciato questa intervista dal dottor Phil, Mike si recò a Houston per essere nuovamente interrogato. Infatti le autorità stavano sospettando qualcosa. Mike in precedenza aveva dichiarato che il rapporto con Michelle non era dei più idilliaci, nonostante la separazione la coppia vivesse come coinquilini, le discussioni per l'educazione del figlio Caden, ma tantissime altre cose avevano creato del nervosismo all'interno dell'abitazione e quindi questo non era un mistero. Mike lo aveva sempre dichiarato. Mike molto spesso aveva dichiarato come Michelle non fosse una buona madre, che non seguiva Caden, che non si occupava dell'educazione del bambino. Mike lavorava tutto il giorno e diciamo che i rapporti tra i due stavano diventando ogni giorno più tesi. E a detta di Mike, Michelle stava diventando ogni giorno più aggressiva con lui, anche fisicamente. Le autorità a questo punto che cosa fanno? Cercano di ideare un piano, di far leva su Mike. E come? Usando, tra virgolette, il figlio Caden. Le autorità iniziarono a chiedere a Mike: e quindi Mike, cosa avresti fatto per proteggere Caden? Ed è proprio dopo questa affermazione che Mike iniziò a crollare e iniziò a raccontare tutto ciò che successe quella sera del 22 settembre 2012. Lui si trovava a casa con Caden quando rientrò Michelle. Michelle si arrabbiò subito perché vide che Caden aveva lasciato tutta la camera in disordine, c'erano fogli sparsi dappertutto. Sapete come sono i bambini, aveva fatto delle scritte, quindi degli scarabocchi sul muro e Michelle se la prese con Mike dicendo che lui non aveva seguito Caden, che non gli era stato dietro, quindi ne nacque una discussione che poi si trasformò in una lite. Diciamo che, a detta di Mike, Michelle aveva un carattere abbastanza aggressivo, specialmente nell'ultimo periodo. Quindi lo aggredì non soltanto
verbalmente ma anche fisicamente. A detta di Mike, Michelle lo avrebbe colpito. Mike portò nella sua camera Caden e dopodiché si recò nuovamente da Michelle, che era andata nella sua stanza, e lì la lite proseguì, ma con dei toni molto più accesi. Michelle lo colpì, a detta di Mike, e Mike colpì Michelle. Le mise le mani attorno al collo e le tolse la vita. Mike non sapeva cosa fare e proprio in quel frangente Caden cerca di far capolino nella stanza della madre e vede soltanto le gambe distese. Mike lo ferma in tempo e dice a suo figlio Caden che la mamma sta soltanto riposando. Mike proseguì il suo racconto e disse di aver raccolto tutti i suoi effetti personali, i suoi vestiti, di aver preso Caden e di aver guidato fino ad Odessa, a casa dei suoi genitori. Dopodiché, dopo aver lasciato Caden dai suoi genitori, il giorno dopo guidò per ben 800 km e ritornò a Houston. Prese il corpo di Michelle e lo trascinò fuori dall'abitazione. E questo trovò riscontro anche dalle telecamere di un residente della zona. L'ispettore allora chiese dove avesse portato il corpo della povera Michelle. Lui disse di aver guidato fino a una cittadina a Midland, sempre nel Texas, e di averla lasciata lì. Lì ci sono diversi giacimenti petroliferi. Ed indicò proprio lui sulla mappa dove si trovava il corpo di Michelle. Dopo questa confessione, Mike venne arrestato e processato. La giuria concordò un verdetto, diede a lui 27 anni di carcere. La famiglia rimase un po' sorpresa di questa sentenza perché si aspettava per lui la pena dell'ergastolo. Diedero a lui 27 anni di reclusione. Ma nel 2028 Mike può richiedere la libertà vigilata. Per la famiglia di Michelle, questa sentenza fu un durissimo colpo, anche perché le era stata tolta la vita così in questo modo e non poteva essere soltanto, diciamo, un raptus, secondo loro. Secondo loro, Mike aveva proprio intenzione di far del male a Michelle. Aileen, la figlia maggiore di Michelle, che all'epoca dei fatti aveva soltanto 11 anni, assomiglia sempre di più a sua madre e coltiva le sue stesse passioni, soprattutto la passione per il diritto e per la legge. Aileen, a distanza di anni, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza. Un giorno vorrebbe diventare pubblico ministero, seguendo così le orme di sua madre Michelle. Questo è l'assurdo caso di Michelle Warner. Fatemi sapere come sempre anche voi nei commenti cosa ne pensate di questa assurda vicenda. Io vi aspetto mercoledì prossimo con un altro caso di persona scomparsa e come sempre vi auguro una buona settimana. Ciao a tutti!